Ora lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto. Anche le maschere maggiori ormai non ne abbiano più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e italiani, sono i tecnocrati italiani. Buonasera, ben ritrovati. Questa sera parliamo ancora di campagna elettorale, perché chiaramente la campagna elettorale continua sempre di più, sempre con più insistenza e con più decisione, con più forza. Come avevo detto l'ultima volta, sono 8 i candidati a sindaco di questa città che è Mazara del Vallo, e quindi ce n'è di carne sul fuoco per discutere. Naturalmente sono tantissime le liste, perché più candidati ci sono, più liste, anche perché ogni candidato cerca di portare almeno quelle 3, 4, a volte 5 liste per cercare di ottenere il massimo consenso, anche se vi ricordo che per votare un candidato a sindaco dovete mettere la X proprio sul sindaco, perché altrimenti va il voto soltanto al simbolo del partito, movimento o al candidato consigliere. Quindi voi votate il candidato consigliere che volete e il candidato sindaco che decidete di voler votare. Il candidato al consiglio mettete nome e cognome, naturalmente, perché sono tanti, ogni lista ne compone 25-30 soggetti, mentre per quanto concerne il candidato sindaco c'è già la faccetta, la faccia del sindaco, e quindi basta mettere soltanto una X. Ve lo dico perché è importante, perché sapete che non c'è il trascinamento, e quindi se avete un'idea ben precisa di chi far diventare sindaco della vostra città, è bene che sappiate come si vota. Oggi con noi c'è un movimento politico, il movimento politico Diritto alla Città, che è voluto dall'avvocato Giulia Ferro, che diciamo è il capo principale di questo movimento. Ecco, lei che l'ha pensato, o l'ha immaginato, e ha coinvolto altri cittadini con la speranza di avere un ruolo significativo all'interno del Consiglio Comunale e magari anche all'interno della maggioranza di quello che è il candidato sindaco che loro sostengono, ovvero Vito Torrente. Con noi appunto Giulia Ferro, che ci racconterà, ci spiegherà, ci illustrerà un pochettino di più le ragioni di questo movimento, anche i punti cardini dello stesso, e poi uno dei candidati consiglieri. L'altra volta abbiamo visto le donne, questa volta c'è un uomo, che è appunto l'ingegnere Giuliano Messina. Allora cominciamo subito con Giulia, alla quale chiediamo di raccontarci un po' i punti principali del vostro programma. Buonasera, la nostra lista civica Movimento Diritto alla Città è composta da rappresentanti, da candidati che rappresentano tutte le categorie sociali presenti nella nostra realtà comunale: liberi professionisti, imprenditori, giovani genitori che sono legittimamente preoccupati per il futuro dei propri figli, giovani che si stanno approcciando al difficile mondo del lavoro, e insegnanti, che sono coloro i quali formano le coscienze, hanno un ruolo fondamentale nella nostra società. Io ci tenevo a dirlo, e di questo ne sono orgogliosa. La nostra lista è composta da persone oneste e per bene, che hanno deciso di sottrarre del tempo ai propri affetti personali e al proprio lavoro per puro spirito di servizio nei confronti della città. Ne è un esempio tangibile il cui presente ingegnere Giuliano Messina, che non finirò mai di ringraziare per l'apporto notevole che sta dando al nostro movimento. Noi siamo convinti che con la propria personalità e con le proprie competenze possa dare un contributo tangibile alla realizzazione del nostro programma politico-amministrativo mirato alla rinascita della nostra città. Io vorrei approfittare di questo momento per dire che ho avuto come l'impressione, no, che in questa competizione elettorale molti candidati, più che far politica per spirito di servizio, per servire la città, per tutelare la cosa comune, la cosa pubblica, cerchino un posto al sole, cerchino di
di proporre la propria candidatura in una lista in base a criteri puramente opportunistici. Io sento dire bisogna individuare il sindaco vincente, bisogna salire sul carro del vincitore prima di proporre una candidatura, bisogna valutare dove ci siano più probabilità di essere eletti. Io devo dire che questo mi spaventa, signora Paganelli, mi spaventa sia come cittadina mazzarese che come donna che ha una passione per la politica intesa come tutela dell'interesse della collettività. Nella nostra lista, e ne sono fiera, ci sono donne e uomini liberi che fanno politica per passione, che sono comunque capaci di mettere in moto lo sviluppo economico e sociale e che hanno condiviso, hanno sposato il nostro programma amministrativo, perché io credo che si deve scegliere di appoggiare un partito piuttosto che un movimento o di proporre la propria candidatura in una lista piuttosto che in un'altra, non per risolvere il proprio problema occupazionale oppure del proprio coniuge, ma semplicemente perché si appoggia un ideale, perché si appoggiano determinati valori, perché si condivide una linea programmatica. Quindi io lo dico con orgoglio, la nostra lista è composta da persone, da donne e da uomini che incarnano valori di lealtà, di correttezza, di trasparenza. Qui abbiamo l'ingegnere Messina, ma ci sono anche altri candidati che incarnano questi valori e che hanno sposato il nostro programma, perché è vero che è importante che un movimento abbia un programma e si sia fissato degli obiettivi da realizzare, ma pur vero che quello che conta dietro un programma, dietro una pianificazione, sono le donne e gli uomini che hanno le capacità concrete per poter realizzare questo programma. E io ritengo che insomma i candidati del nostro movimento tutti abbiano queste capacità. Ecco perché nella nostra lista non troveranno spazio coloro i quali cercano un posto al sole, coloro i quali cercano di vogliono appoggiare la lista per interessi puramente personali. Lo dico in termini calcistici, noi siamo una squadra, ognuno ha le proprie competenze, le proprie capacità, siamo molto diversi tra di noi, ma quello che conta è portare a casa il risultato, quello che conta è il benessere di questa città che insomma si trova in uno stato di grande disagio. Bene, avete visto con quanta enfasi Giulia spiega le proprie idee, e questo è bello perché insomma è una ragazza giovane, e peccato che lei non è candidata, perché insomma potrebbe... C'è un tempo per ogni cosa, insomma questo è il tempo di fare la mamma, di fare anche la mamma e soprattutto di dare, insomma, di stare vicino al gruppo, perché credo che non bisogna per far politica non bisogna necessariamente farla in maniera attiva. Però io lo dico sempre, non mi stancherò mai, sono orgogliosa dei candidati della lista, sì. Assolutamente. Certo, per fare politica si può fare in maniera attiva, ma senza avere per forza un ruolo istituzionale, questo intendevi. Allora, invece l'ingegnere Giuliano Messina si candidò una volta, tanto per ricordarlo, nel PDL, era il lontano 2009, si candidò appoggiando naturalmente le idee anche di Nicola Cristaldi, però poi aveva anche suggerito alcuni progetti, però poi quando Nicola Cristaldi divenne sindaco le strade si divisero, come spesso accade che durante la campagna elettorale spesso si è insieme, si condividono delle idee, delle cose che poi magari quando uno viene eletto queste idee magari non vengono realizzate e magari ci si lascia anche un po' delusi. La cosa infatti da evitare durante la campagna elettorale è promettere di voler fare delle cose che magari un altro ha in mente con entusiasmo, con piacere, per portare dei contributi alla città, e poi magari lo si prende un po' in giro perché magari poi non si ha voglia di realizzarle. Ora io non sto parlando del caso specifico, attraverso questo ho preso lo spunto perché non è la prima volta che mi capita di sentire che durante le campagne elettorali succede che magari si dice ah bella quella tua idea, quella tua iniziativa, quel tuo progetto, e poi magari quel progetto finisce per non essere più preso in considerazione perché una volta eletti si cammina per la propria strada, si porta avanti i progetti che già si avevano dentro la propria testa e quindi si ragiona un po' da duce, no? Nel senso che gli altri non servono più e la collegialità non è più importante e quindi tu decidi e fai per tutti. Allora, adesso invece si ricandida con una lista civica in un movimento che
chiamandosi Diritto alla Città, vuole riappropriarsi del valore politico, civile e civico della città. E quali sono le idee, le iniziative e le motivazioni, oltre quelle che ho appena accennato? Allora, io ho appoggio il, e sto con il movimento Diritto alla Città, perché ho sposato di questo movimento quattro parole fondamentali: condivisione, collaborazione, lavoro di gruppo e dialogo. Io credo che se ci sono queste quattro condizioni per far politica, ci troviamo forse nel posto giusto. Noi come movimento scendiamo tra la gente, siamo il termometro della gente, vogliamo sapere dalla gente quali sono le difficoltà. Queste difficoltà le analizziamo assieme alla gente, ne discutiamo, le condividiamo e poi li portiamo avanti, li portiamo davanti al nostro sindaco e diciamo: queste sono le difficoltà della gente, cerchiamo di darci una mossa. Questo così per sommi capi. Ma noi abbiamo un programma ben preciso. Il nostro programma inizia con l'ambiente, aria, suolo, acqua, rifiuti speciali, spiagge. Per quanto riguarda l'acqua, momentaneamente posso assicurare, e da questa emittente già lo dico con serenità, il discorso dei nitrati che si parlava una volta adesso è abbastanza contenuto, perché si sta utilizzando un sistema di diluizione, ma al più presto si cercherà ancora di migliorarlo. Diluizione, che sia un filtraggio? No, c'è una diluizione, stanno effettuando e effettuano la diluizione con acqua dei pozzi fiumare, che sono delle acque a basso contenuto dei nitrati, quindi si riesce, diciamo, a contenere la concentrazione dei nitrati intorno al di sotto del valore di soglia, che è 50 mg litro, e bene o male si va. Ma questi nitrati perché ci sono? Perché, anche perché ormai noi abbiamo il mondo inquinato, le nostre falde, come le falde di tutti i posti del mondo, sono inquinati per il percolato, sono inquinati per i reattivi, per le sostanze che si buttano. Ho capito, per tutta la serie di cose che noi abbiamo messo dentro il territorio. Esatto. Quelli invece che sono rappresentati rifiuti, esatto, tossici, speciali, che magari abbiamo impropriamente regalato al sottosuolo. Invece volevo sapere, sempre riguardo a questa questione dell'acqua, ma non si potrebbe creare un qualcosa che levi l'inquinamento delle acque? È da evitare completamente il trattamento delle acque con processo di denitrificazione, assolutamente da evitare, perché è costosissimo e perché denitrificando si porta a separare l'acqua dai nitrati che poi a sua volta sono inquinanti e devono essere smaltiti come rifiuti speciali. Il costo della quantità, dello smaltimento, non vale più la pena andare a denitrificare. Allora l'unica soluzione potrebbe essere quella dei dissalatori, cioè utilizzare l'acqua di mare, che è la cosa migliore. Se ne parla da decenni, ma purtroppo ci sono difficoltà a livello economico, perché se si consorziassero, a livello economico c'è la mancanza di, sì, ma di anche volontà e di informazione, perché molti pensano che l'acqua di mare è un'acqua pericolosa, non so. La dissalazione, cari signori, non è altro che una filtrazione. La dissalazione ad osmosi inversa è la filtrazione dell'acqua. Da una parte esce la sostanza più salata, l'acqua più salata, dall'altra parte un'acqua meno salata. Non vedo tutta sta difficoltà. L'acqua che va, lo scarto, è un'acqua più salata con una quantità di sali veramente elevata e va buttata di nuovo a mare. Non abbiamo un rifiuto speciale, non abbiamo niente. Purtroppo non so il perché, ma questo è per quanto riguarda l'acqua. Una mancanza di volontà politica, di andiamo avanti. Noi non sappiamo ad oggi perché il suolo, l'acqua, l'aria non hanno rappresentanti politici, credo. Purtroppo. Perché se ce l'avessero,
Quindi io penso che il nostro compito è anche questo, il nostro compito è quello di chiedere alle agenzie governative, quale l'ARPA, Agenzia Regionale Protezione Ambiente, e l'ASPA, Agenzia Sanitaria Provinciale, qual è lo stato in cui vertono per ora il nostro suolo, l'aria, parlo anche di onde elettromagnetiche. Sì. Oggi io non so a che livello siamo, ma qualcuno mi dirà, ma diventa complicata questa cosa. Non è complicata se parliamo di salute. Io voglio sapere per i miei figli, per i miei nipoti, voglio sapere in che mondo sto vivendo. Questa è una delle battaglie che noi come movimento faremo. Il lavoro. Parliamo del lavoro? Lavoro edile, lavoro della marineria, il mercato ittico. Io da questa mittente voglio fare un suggerimento al sindaco. Caro sindaco. A quale sindaco? Quello attuale o quello che sarà? Quello che sarà ormai. Io ti chiedo di utilizzare l'articolo 125 del decreto legge, lo dimentico purtroppo, scusate. Vabbè, intanto che dice questo articolo? Ecco qua, del decreto legge 12 aprile 2006 numero 163 e i successivi legge regionale 12 luglio 2011 numero 12. Che cosa dice? Una cosa molto semplice. Le gare di appalto possono essere concesse a cottimi fiduciari, non so perché questa parola diventa come se fosse una parolaccia, non so. C'è un motivo perché diventa così, forse una parolaccia, perché molto spesso il cottimo fiduciario è stato dato soltanto a coloro che sono amici e amici degli amici. Vuol dire allora che quello non era un sindaco, quello era un amico. Ho capito, ma dico, la legge è intervenuta in questo senso, anche se poi trovata la legge, trovata l'inganno, lei ci sta arrivando, è intervenuta in questo senso proprio perché voleva togliere la possibilità al singolo che può errare di finire per gestire la cosa pubblica come se fosse la propria azienda. Sì, io posso dire che ho parlato con un sindaco di molti anni fa di Mazara che ha fatto i cottimi fiduciari, allora investì circa 400 milioni. Ma chi era? Magaddino? No, era il sindaco Bocina. Non lo conosco, no, forse molti secoli fa. No, molti secoli fa, comunque un po' di anni fa. Più di 22. Lui tempo fa mi disse, io rifarei di nuovo tutto. E allora noi abbiamo una città, Mazara, in cui l'economia, cioè i nostri imprenditori edili non ci sono, mancano i muratori, no, dove sono? Sono andati a Bologna, Pavia, Padova, non lo so, Vercelli, Verona, non si capisce più niente. E allora la legge dice da 40.000 a 200.000 euro tu puoi dare la concessione in cottimo fiduciario, al di sotto dei 40.000 euro li puoi dare in affidamento diretto. E allora cerchiamo di entrare. Sì, però uno può parcellizzare e si finisce per, se non c'è poi una serietà di base, si finisce poi per darlo parcellizzandolo sempre agli stessi. Ma non è possibile, perché non siamo stupidi. Credo che la gente comune non è stupida. Comunque il suo concetto quale sarebbe? Sarebbe vorrebbe ritornare ai cottimi fiduciari. Lei lo dice per snellire? Sì, no, per iniziare di nuovo con l'economia spicciola. A noi, in poche parole, questo movimento dice una cosa, anche se sotto sotto, ma si nota. Guardate che non possiamo iniziare con i grandi progetti, perché un grande progetto per arrivare bisogna che sia intanto un progetto definitivo, poi che sia esecutivo, poi che sia finanziato, poi che abbia tutto, che sia fattibile, che sia fattibile. Insomma, prima che noi iniziamo un progetto, un grande progetto, che sono belli oggi e lo finiamo, passeranno 30 anni. Noi non abbiamo più questo tempo, abbiamo bisogno di tempi corti, cioè significa che se a maggio andiamo alle elezioni, giugno, luglio, io voglio sapere se ci sono già aziendine
artigiani, ovviamente che siano in regola con il DUR, che regolarmente iscritti alle liste come ditte di fiducia. Però c'è qualcuno che per esempio mette in discussione pure il DURC, perché dice con il fatto che le aziende debbano avere il DURC in regola si finisce, perché le aziende non ce l'hanno, devono poter lavorare. Però scusate, ma il DURC non è una banalità. Il DURC significa che tu paghi le tasse, che paghi i contributi al tuo dipendente e che quindi ti comporti in maniera civile rispetto ad uno Stato che chiaramente pretende che se un lavoratore lavori sia pagato regolarmente e abbia i diritti che giusto, necessari, però c'è pure ma nello stesso contempo che lo Stato riceva le tasse necessarie, anche se poi sulle tasse potremmo fare una trasmissione, perché appunto perché purtroppo poi finisce che le tasse le pagano sempre gli stessi e anche queste ultime insomma iniziative che vedo che vogliono prendere anche nel nuovo governo che stanno facendo, che appena insediato, rischiano di diventare sempre più così dice, legacci per coloro che lavorano anche onestamente rispetto invece ai grandi evasori che continuiamo a lasciarli liberi. E su questo insomma è un discorso che andrebbe fatto, ma non lo possiamo fare dal punto di vista di politica territoriale, perché chiaramente è un altro tipo di ragionamento. Io per il DURC sono d'accordissimo, però è pur giusto che se io faccio un lavoro anche tu amministrazione mi devi pagare appena finisco il lavoro, non mi devi dare soldi dopo 120-90 giorni, dopo l'anno. Infatti perché io ho molte imprese sono fallite per questo, e infatti il governo Renzi sta dicendo proprio vuole sbloccare questo tipo di sì, però si potrebbe soldi. Fare una cosa molto più semplice. Io ho fatto una lettera una volta alla Camera di all'agenzia DURC, diciamo come si chiama, di Trapani, dove scrissi quando un'azienda completa un lavoro deve ovviamente completare pure i pagamenti del personale. Se io non incasso, come faccio? I miei crediti. Come faccio? Si può fare un tentativo. Dammi il DURC provvisorio, perché tu lo sai e io te lo scrivo che ancora io non ho riscosso, dammi il DURC provvisorio per andare avanti. Quindi io sono propenso ad rifare di nuovo il discorso sui cottimi fiduciari per quanto riguarda, e quindi iniziare già con questi lavori, poi i lavori più grossi si vedrà. Per quanto riguarda poi le opere più grosse invece, desidererei che il sindaco facesse, e la legge lo consente, di mettere delle clausole nelle gare superiori a 200.000 euro dove si dica che la manodopera almeno per il 40% deve essere locale, residente nella zona. Poi per quanto riguarda la marineria e il mercato ittico è un discorso un po' più complicato, perché non basterebbe una trasmissione, perché noi purtroppo siamo passati dal pesce che avevamo una volta, che era il pesce fresco, adesso si lavora tutto pesce congelato, e il problema nasce principalmente perché la zona di pesca, questo me lo dicono i diretti interessati, da ingegnere non lo sapevo, mi sono andato ad informare e mi hanno detto che esiste soltanto una fascia di pescosa, mentre le altre fasce che si trovano a 12 miglia da Lampedusa e a 16 miglia oltre non si può più pescare, perché quella diventa mammellone e questa è protetta. Quindi si può pescare al di sotto dei 25 miglia di Lampedusa, che la pescosità non è più uguale a quella di una volta. Allora in questo caso cosa bisognerebbe fare secondo noi del movimento? Bisognerebbe ridurre le quantità di pesce e appropriarci di un marchio. Il nostro pesce è il migliore in assoluto. Chi vuole il nostro pesce dopo lo deve pagare. Fare in modo che i nostri pescherecci non vadano ad infestare i nostri mari, ma pescano di meno. Questo poi è un discorso, come dicevo, che mi dicevano i diretti interessati, e io lo sto riportando come movimento. Un'altra cosa per quanto riguarda il lavoro, ricordo che ci sono a Mazara un mare di tecnici, geometri, architetti, ingegneri e così via, ma desideravo sapere, almeno dal prossimo sindaco, desidererei sapere lo stato delle strutture esistenti, private e pubbliche, in che stato sono a livello statico. Se ci sono degli edifici abbandonati che sono in precarie condizioni, istituiamo dei gruppi di lavoro
anche dice, i soldi dove li prendiamo per pagare questa licenza? Li prendiamo dai ripassi d'asta, li prendiamo perché siccome dobbiamo salvaguardare la salute pubblica, li possiamo prendere chiedendoli direttamente alla Protezione Civile. Credo che la Protezione Civile sia un organo interessante e importante, è ricco perché soldi ce li ha. Quindi possiamo chiedere, sindaco, ti devi muovere. Nessuno ha parlato di istruzione. L'istruzione di Mazara è... I ragazzi vanno a scuola. Quanti sono i ragazzi che marinano la scuola? A me interessa capire, specialmente nelle associazioni sportive, dove all'interno delle associazioni sportive ci sono i portatori di handicap, associazioni che sono l'orgoglio della città, ma io assolutamente non vedo, o meglio, se ci sono, trovo solo lamentele. Vanno al comune per chiedere qualche piccolo contributo, addirittura ho saputo che hanno dato contributi di 10 euro, ma stiamo scherzando. Un'altra cosa, beh, che forse dimenticano cosa, tutti, che il sindaco non può essere il sindaco delle associazioni. No, per carità, nemmeno il sindaco delle buche, per carità. Mazara 2 via Potenza però è del sindaco, Mazara 2 via Potenza sono due figlie di questa città. Che qualcuno ha dimenticato. Sappiamo lo stato in che stato vivono gli edifici, in che stato sono gli edifici di Mazara 2? 32 anni abbandonati. Sappiamo? No. Parla degli edifici pubblici? O no, gli edifici dove abitano la gente. Qualcuno mi dice, ma ci sono un sacco di persone. Ma gli edifici dove abitano la gente mica è responsabilità del comune. No, ma li facciamo morire così? No, però voglio sono dire, scusi. Chiariamo di particolare. No, aspetti, chiariamo di particolare. Un edificio che non è pubblico non è competenza di. Poco fa io ho detto un'altra cosa, però. Poco fa io parlavo di costituire un insieme di tecnici dal comune, sovvenzionati. Pensavo che si riferisse agli edifici pubblici. Ma a tutti, no, a tutti. Che c'è? Perché quando noi giriamo, se lei gira. Cioè, lei vuole venire a ristrutturare Castiglia? No, se io giro l'angolo di qua. Io devo chiamare il proprietario di quell'abitazione e dire guarda che la tua abitazione è pericolante. Ma questo è un dovere dell'amministrazione, il fatto di stabilire se una... E come decide che è pericolante? Ma che c'entra? È ovvio che si deve fare un sopralluogo. Ovvio no, ci deve essere un tecnico che lo decide. No, è ovvio che si debba fare un sopralluogo, è ovvio che lo faccia un tecnico. E io di questo parlo, i sopralluoghi si debbono fare. Se noi queste cose le dimentichiamo e pensiamo solo di sposare i grandi progetti, io credo che non arriviamo a nessun posto. Lei è amico del candidato sindaco Roberto Frazetta e a quanto pare doveva sostenere lui, poi all'improvviso ha deciso di sostenere l'altro. Io con Roberto Frazetta siamo amici, ci salutiamo, ci siamo bene. E politicamente ci siamo divisi, perché io, come ho scritto nel comunicato, non ho condiviso il modo come lui stava procedendo nella campagna. Ovvero? Aveva fatto delle scelte non consone. E vuoi aggiungere qualcosa? Noi abbiamo sposato la candidatura a sindaco di Vito Torrente in quanto movimento semplicemente. Cosa dice Vito Torrente? Perché ancora non ho avuto il piacere di averlo qua per intervistarlo. Noi, guardi, con Vito e per capire che candidato cioè, sindaco noi è. Con Vito Torrente ci siamo confrontati. Vito Torrente è un candidato concreto, pragmatico e quindi noi abbiamo... Concreto che significa? Cosa propone? Concreto perché comunque fa una valutazione dei problemi che la città in questo momento vive, quindi tutti i problemi della città e cerca delle soluzioni per poterle affrontare. Per esempio, poi per carità quale di Dio, è il tempo che dirà se nel caso in cui Vito Torrente dovesse essere eletto a sindaco, se effettivamente c'è il tempo che poi darà tutte le risposte in questo senso, però noi come movimento ci crediamo, però io vorrei sottolineare una cosa e do la parola al candidato Messina. Noi dobbiamo chiudere, quindi. Ma 2 minuti per sì, sì, una cosa al volo, che noi comunque è vero che sosteniamo Vito Torrente, ma personalmente come movimento abbiamo stima anche degli altri candidati sindaci. Assolutamente. No, vabbè, su questo non ci dobbiamo. Allora, io mi scuso con voi, però sono... malaticcia, sono influenzata e quindi ho anche la tosse. Mi dispiace
per avervi dovuto far sentire sempre questa tosse continua. Vi ringrazio naturalmente l'ascolto, ringrazio i miei ospiti e vi ricordo che il Movimento Diritto alla Città appoggia il candidato sindaco Vito Torrente. Con noi c'è stato l'ingegnere Giulio Messina, che è un candidato al Consiglio Comunale, e la coordinatrice, fautrice e portatrice di questo movimento a tutti gli effetti, che è l'avvocato Giulia Ferro. Vi tutti per l'ascolto, grazie. Ora lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto. Anche le maschere maggiori ormai non ne abbiano più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e italiani, sono i tecnocrati italiani. Ai, vai, 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 ai, v